È tempo di videogiochi, grandi anteprime. Nella puntata di oggi parleremo delle novità in arrivo a fine 2011 con quattro titoli attesissimi. Non solo giochi, ma libri tratti da videogiochi, un fenomeno in crescita. Nintendo ci parla del lancio italiano del nuovo 3DS. Arriva Dead Space 2, l'abbiamo provato in versione PS3. E per lo spazio hardware, la nuova GeForce GTX 560 e il notebook Asus N73S. Sigla! Amici, buonasera e ben ritrovati. Quella di oggi è una puntata davvero speciale, ricca di servizi e di anteprime. Dunque, non perdiamo tempo e iniziamo subito con una panoramica sulle novità di fine 2011 che chiude la nostra rassegna iniziata qualche puntata fa. Esattamente, ma non disperate perché naturalmente su tutti questi titoli torneremo poi più avanti man mano che avremo a disposizione nuovo materiale da mostrarvi sotto forma di interviste o immagini esclusive. Ma adesso diamo il via al nostro spazio preview. Nella scorsa puntata abbiamo parlato dei titoli in uscita in autunno e in particolare nel periodo settembre-ottobre. Oggi nello spazio preview ci occupiamo di novità in uscita nel bimestre novembre-dicembre. Due mesi in cui si concentreranno delle uscite di altissimo livello. I titoli forti vengono tipicamente tenuti da parte per il Natale. Ci eravamo lasciati parlando di Uncharted 3, un blockbuster in arrivo il primo di novembre. Stessa data in cui è annunciato anche un altro titolo molto importante. Si tratta di Metal Gear Solid Rising, ma con Uncharted di mezzo sicuramente cambieranno data. Il protagonista non sarà Solid Snake, ma in questo caso Raiden. Ricordiamo tutti con che sorpresa e anche un pizzico di disappunto è stato accolto in Metal Gear Solid 2, ma questo titolo prenderà le distanze nettamente dai soliti Metal Gear. Eh sì, si tratterà infatti di un hack and slash adrenalinico in cui il protagonista armato di spada dovrà fare letteralmente a fette tutto ciò che gli capiterà a tiro. La trama si colloca temporalmente tra gli avvenimenti di Metal Gear Solid 2 e quelli di Metal Gear Solid 4, mentre lo stile di gioco è più simile ad un Vanquish, tanto per intenderci. Addio stealth, quindi, e benvenuta alla modalità taglio libero con tanto di effetto rallenti bullet time per poter eseguire tagli con precisione chirurgica. Si potranno tagliare nemici ma anche veicoli ed elementi strutturali, ad esempio per farsi strada nei livelli di gioco. Ma con un'etica, distruggere robot verrà premiato, uccidere persone no. Mi pare giusto. Insomma, se avete sempre sognato di possedere l'abilità con la spada di Goemon, l'assistente di Lupin, beh, ora sarete esauditi. Metal Gear Solid Rising sarà disponibile per Xbox 360 e PS3. Arriviamo a novembre e qui ormai si parla più solo di grossi calibri. L'11 novembre è la data prevista per Skyrim, nuovo capitolo della serie Elder Scrolls di Bethesda e sequel di quell'Oblivion che ha stravenduto e che è giustamente considerato una delle pietre miliari del genere RPG offline. Gli eventi di Skyrim avranno luogo 200 anni dopo quelli di Oblivion. Il re è stato assassinato ed è scoppiata una guerra civile. E in mezzo a tutto questo, come se non bastasse, ecco un dio che risorge sotto forma di drago per cercare di distruggere il mondo. Naturalmente spetterà a noi, nelle vesti di protagonisti, sistemare le cose. Saremo dei cacciatori di draghi e a nostra disposizione avremo un territorio molto vasto in cui saremo liberi di muoverci con una varietà di ambientazioni e di situazioni. Oltre alla trama principale ci saranno come sempre un gran numero di missioni secondarie create dinamicamente sulla base delle scelte e delle azioni compiute dal giocatore. Il personaggio evolverà salendo di livello ed equipaggiandosi con nuove armi e armature. Le classi spariranno ma resterà la personalizzazione attraverso un sistema di abilità. E in particolare uccidendo draghi, che sarà uno dei temi del gioco, si sbloccheranno abilità speciali. Ci saranno miglioramenti sul fronte della grafica, effetti atmosferici ricreati fedelmente, il tutto grazie ad un nuovo engine grafico. Anche l'intelligenza artificiale reagirà in modo più realistico alle azioni del giocatore. Skyrim uscirà su PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Tra i titoli con una data di rilascio più o meno certa, chiuderà l'annata un altro blockbuster annunciato, ossia Mass Effect 3. E non chiuderà solo l'annata, visto che si tratterà del capitolo finale di questa serie. Che vedrà quindi concludere la storia del comandante Shepard, ancora una volta protagonista. La storia dell'ultimo capitolo prenderà forma importando i salvataggi dei due capitoli precedenti. Quindi ognuno di noi vivrà Mass Effect come un'evoluzione della storia che egli stesso avrà scritto in passato. E sono state previste, Raffaele, ben 1000 possibili varianti, pur rimanendo ovviamente
nei binari di una trama principale che andrà, come ovvio, in una direzione ben precisa. Parliamo proprio della trama. Una civiltà che fa uso di robot giganti ha invaso la Terra e pianifica la distruzione, ovviamente, della razza umana. E nei panni di Shepard dovremmo lanciare una controffensiva per salvare il mondo. In buona sostanza è questo il succo di un action RPG di stampo fantascientifico che promette di tenere gli appassionati letteralmente inchiodati agli schermi per molte ore. Mass Effect 3 uscirà in contemporanea su tutte le piattaforme, PC, Xbox 360 e PS3, in tempo per il Natale 2011. E infine chiudiamo su un titolo che personalmente mi sta molto a cuore. Anche sulla nostra fanpage Facebook avevo dichiarato apertamente il mio amore per Last Guardian, il nuovo progetto del Team ICO che dovrebbe vedere la luce entro la fine di questo 2011. Non voglio credere che venga ulteriormente rimandato, dita incrociate, anzi incrociatissime. Il gioco stilisticamente in termini di gameplay sarà affine ai precedenti ICO e Shadow of the Colossus. Si tratterà dunque di un gioco di azione e di avventura in terza persona con elementi di platform. Il protagonista vestirà i panni di un ragazzo con un amico speciale, Trico, una creatura alata simile ad un grifone che sarà il nostro compagno di avventure. Trico sarà guidato da istinti animali e sarà il giocatore a doverlo addomesticare per poter risolvere gli enigmi del gioco. E tra i due si creerà nel corso del gioco un rapporto sempre più profondo perché di lui ci si dovrà anche prendere cura. Eh sì, a supporto ci sarà una fisica realistica e un'intelligenza artificiale molto sofisticata. Insomma, The Last Guardian si preannuncia come un titolo coinvolgente e poetico, capace realmente di far leva sui sentimenti del giocatore e sull'attaccamento emozionale al proprio amico virtuale. Noi ci fermiamo qui perché ci sono altri servizi che ci attendono. Ma su questi titoli non vi preoccupate, torneremo ancora nelle prossime puntate perché c'è tanto da dire e da raccontare. E alcuni giochi la cui data di uscita non è ancora stata confermata, tipo Guild Wars 2 o Diablo 3, per ora li abbiamo lasciati da parte, ma torneremo presto anche su questi. Dal futuro delle novità di fine 2011 ritorniamo verso il presente per parlare di Call of Duty Black Ops, definito il titolo dei record perché ha superato il miliardo di dollari in vendite. E questo significa anche milioni di videogiocatori in tutto il mondo. Milioni di giocatori che ora si preparano ad accogliere il primo contenuto scaricabile realizzato da Treyarch, intitolato First Strike. First Strike è disponibile dal 1 febbraio e contiene 5 nuove mappe. 4 sono mappe multiplayer e una invece è un nuovo livello per la modalità cooperativa zombie. Mappa chiamata Ascension. La mappa Kowloon invece è ispirata alla campagna in single player del gioco ed è ambientata nell'area urbana di Hong Kong, ma il design e la geometria sono stati completamente ridisegnati in un'ottica multiplayer. Kowloon è anche l'unica mappa che dispone di cavi di collegamento per muoversi rapidamente da un punto all'altro. La mappa Discovery invece è ambientata in una stazione di ricerca in Antartide e i due estremi della mappa sono separati da un crepaccio. Occhio quindi perché mentre state camminando su un ponte qualcuno potrebbe far crollare il terreno sotto i vostri piedi piazzando una bella granata. La mappa più ampia del pacchetto si chiama Berlin Wall ed è ambientata nel celebre punto chiamato Checkpoint Charlie. I due team si troveranno a combattere ai due lati opposti del celebre muro, una sorta di Berlino Ovest contro Berlino Est, insomma. Una mappa tra l'altro con visuali a lunga distanza e dei punti di appostamento sopraelevati, dunque perfetta per i cecchini. Al contrario, The Stadium è una mappa per combattimenti ravvicinati, per chi ama andare un po' allo sbaraglio, insomma. Una mappa quindi che offre scontri ad alto tasso di adrenalina che valorizza il gameplay frenetico di Call of Duty Black Ops. I fan di Black Ops chiedevano mappe più tattiche, più opportunità per cecchinare e soprattutto avevano apprezzato l'interazione con l'ambiente di gioco. Si è fatto leva quindi su questi punti per dar vita a First Strike, che trovate in anteprima per Xbox 360 su Xbox Live. Al costo un po' salato di 1200 Microsoft Points. La data di uscita su PlayStation 3 e su PC invece non è ancora stata annunciata. Titoli come Call of Duty Black Ops danno il meglio di sé obiettivamente su PC, a patto però di possedere hardware di buon livello e soprattutto di ultima generazione. Se possedete un PC desktop, occhio quindi a scheda grafica e CPU. Due componenti strettamente collegati tra loro e da cui dipende l'esperienza di gioco con i titoli più entusiasmanti del momento. E proprio tra le schede grafiche vogliamo presentarvi un modello basato su GPU Nvidia GeForce GTX 560, che propone le prestazioni di alto livello dell'architettura Nvidia Fermi DirectX 11 di ultima generazione ad una soglia di prezzo accessibile. Vediamo. Asus GTX 560 Ti DirectSU 2 Top è la nuova scheda grafica che sposa alte prestazioni e costo conveniente. Si rivolge ai videogiocatori esigenti ma attenti al budget ed è basata sulla GPU GeForce GTX 560 Ti, proposta Nvidia che porta l'architettura Fermi sulla fascia media. È una soluzione per PC dotati di slot PCI Express,
supporta DirectX 11, PhysX e CUDA. Al suo interno ci sono 384 processori paralleli, insieme a 1 GB di RAM GDDR5. Come da tradizione Asus, questa scheda non si ferma al design standard di Nvidia, ma presenta numerose ottimizzazioni per aumentare prestazioni e affidabilità. Il chip grafico è overclockato di serie, 900 MHz contro gli 822 MHz delle GTX 560 standard, un 10% in più. La RAM ha frequenza di 4.2 GHz contro i 4 GHz delle GTX 560 standard, un ulteriore 5% in più. DirectCU2 è il sistema di raffreddamento misto adottato da Asus, con doppia ventola e tre heat pipe in rame, il 20% più efficiente di quello standard di Nvidia. Il design Super Alloy Power, basato su componenti di alta qualità, garantisce il 15% di prestazioni in più, 35 gradi di temperatura in meno durante il funzionamento e una vita stimata del prodotto più che doppia. La tecnologia Voltage Tweak permette di incrementare in piena sicurezza tensioni e frequenze di funzionamento tramite il software Asus Smart Dock, un vero e proprio turbo inserito sulla scheda per ottenere fino al 50% di prestazioni in più quando si gioca. Messa alla prova con i videogame più recenti, Asus GTX 560 Ti DirectCU2 Top dimostra di avere i numeri per soddisfare anche i palati più fini. Questa scheda garantisce una perfetta giocabilità a risoluzione Full HD, massimo dettaglio e tutti i filtri attivi. In Lost Planet 2 è il 7% più veloce di una GTX 470. Stessa cosa in Oaux 2. In Alien vs Predator il vantaggio diventa dell'11% e in Dirt 2 sfiora il 20%. Asus suggerisce l'uso di un alimentatore da almeno 550 W. Sulle immagini della nuovissima GeForce GTX 560 firmata Asus, noi ci fermiamo qualche istante. Ma voi gettate pure il telecomando o il mouse a seconda dei casi. Sì, perché Game Time torna tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Eccoci rientrati in studio per questa seconda parte di Game Time, che siamo certi vi riserverà non poche sorprese. Iniziamo subito con una. Nella scorsa puntata abbiamo presentato le novità di 3DS, la nuova console portatile Nintendo. La prima che permette di giocare in vero 3D senza bisogno di indossare gli occhialini. E oggi torniamo a parlarne in compagnia di una persona di Nintendo Italia che è venuta fin qui da noi in studio per mostrarci dal vivo 3DS e per raccontarci come avverrà il lancio di questa innovativa console in Italia. 3DS sta per arrivare in Italia, confermo appunto che il 25 marzo sarà la nostra data fatidica dell'arrivo in Italia della console. Il target di questa console, come d'abitudine a casa Nintendo, è veramente ampio. Quello che farà la differenza e che posizionerà di volta in volta la console saranno i software, quindi i giochi. Al lancio avremo dei titoli molto forti, sia come prima parte, quindi prodotti direttamente da Nintendo, che prodotti dalle terze parti, che su questa console ci hanno dato un supporto enorme, forse perché si sono molto entusiasmati nello sviluppo di nuovi prodotti. Il primo pubblico a essere interessato sarà il giovane adulto, interessato alla tecnologia, alla novità. Immediatamente, per esempio, avremo anche il pubblico femminile, che sarà soddisfatto grazie a Nintendogs. E poi in seguito andremo a conquistare anche tutta la famiglia nella tradizione Nintendo. La connettività è uno veramente dei punti fondamentali della novità di 3DS. Attraverso le funzionalità appunto Street Pass e Spot Pass, sia mettersi in contatto che ricevere nuovi contenuti continuamente aggiornati dalla rete. Questo sarà possibile grazie a degli accordi che stiamo stringendo. Nel caso italiano gli accordi saranno con Guglielmo e con Linkem. Il messaggio che vogliamo lanciare con la nostra nuova console 3DS è: credi ai tuoi occhi. Un messaggio estremamente semplice ma credo molto efficace. Una grande quantità di eventi sparsi sul territorio, all'interno sia dei punti vendita che anche all'interno, per esempio, dei foyer dei cinema o piuttosto che nei locali serali dove i ragazzi si trovano per divertirsi con i propri amici. Noi li avvicineremo, andremo a trovarli per fargli provare la console. Per avere però tutte le indicazioni e per essere proprio pronti a scoprire qual è il punto più vicino a noi per andare a provarla, metteremo una efficace store locator sul nostro sito. Marzo sarà il mese di 3DS, ma marzo sarà anche il mese di Pokémon Bianco e Nero.
il gioco più importante, mi viene da dire, degli ultimi anni del mondo Pokémon. Infatti siamo reduci da un successo mai visto in Giappone che speriamo di replicare anche nel territorio europeo. Pokémon Bianco e Nero ha così tante caratteristiche nuove, anche un'apparenza diciamo più adulta, un pochino più aggressiva se vogliamo, per cui sono sicura che potrà piacere moltissimo anche ai teenager. Possiamo svelare in anteprima che Pokémon Bianco e Nero è un gioco che esce per DS, ma essendo così imminente l'arrivo di 3DS siamo sicuri che ci saranno delle chicche speciali che potranno essere svelate con il gioco soltanto se letto sulla nuova console. Ricordiamo che Nintendo 3DS verrà lanciato in Europa e in Italia il prossimo 25 di marzo. Deviamo ora un po' dalle solite tematiche, continuiamo a parlare di videogiochi declinati però in una forma differente. Ossia quella dei libri tratti dai videogame, oppure da libri da cui poi sono stati tratti dei videogame. Una contaminazione tra media che qui in Italia si sta in realtà affermando da poco. Si tratta dell'incontro tra due passioni che ha dato vita al primo editore specializzato in libri legati al mondo dei videogame. Vediamo. Il videogioco è stato spesso accusato di allontanare i giovani dalla lettura. Possiamo dire al contrario che noi abbiamo riavvicinato i videogiocatori alla lettura. Sostanzialmente noi portiamo avanti questo slogan dei videogiochi da leggere. Siamo gli unici rappresentanti del settore nel mondo delle librerie. La nostra produzione oggi va su due filoni paralleli che parlano di videogiochi ma sono estremamente diversi. Uno è quella delle guide strategiche e l'altra è quella dei romanzi. La guida, devo dire, ci ha messo molti anni per crearsi una sua nicchia di affettuosi acquirenti. Un po' perché si diceva che avere una guida strategica era un po' da sfigati, perché le guide strategiche magari non sempre utili ma sono belle da avere accanto al videogioco, completano la collezione. Invece il romanzo è un prodotto voluto, non solo accettato ma che piace, ed è diventata una sorta di seconda esperienza, un'estensione dell'esperienza di gioco, perché i romanzi non sempre raccontano la storia del gioco, raccontano quello che è successo prima, quello che è successo dopo e anche quello che è successo durante a personaggi comprimari. Poi lì tutto dipende in primis dal videogioco, perché se il videogioco è debole, il romanzo è debole, e in seconda battuta dalla qualità intrinseca. Ci sono romanzi e videogiochi validi, è incredibile a dirsi, ci sono romanzi tratti da videogiochi che sono belli quanto o più del videogioco stesso. Beh, mi viene in mente Halo, la caduta di Reach, che per anni è stato l'unico modo per sapere com'era iniziato tutto quanto. Un altro ottimo esempio è Mass Effect. E poi ci sono prodotti invece originali da cui è tratto il videogioco, come è successo con Metro 2033. Homefront per noi è importante per due motivi. Il primo, perché comunque è scritto a quattro mani tra Raymond Benson, che è un autore che noi abbiamo già pubblicato con Metal Gear Solid, e John Milius. Una firma importante prestata al videogioco. Per Dead Space abbiamo approcciato proprio in modo totalizzante, perché faremo la guida strategica di Dead Space 2. Abbiamo già pubblicato il romanzo, pubblicheremo nei prossimi giorni anche il fumetto che è firmato da Christopher Shai, che ha anche disegnato la copertina di Martyr. In un certo senso possiamo dire che noi abbiamo anticipato i tempi, ma i tempi ci stanno raggiungendo. Dopo Homefront ci sarà una serie di franchise che partono, ci sarà Uncharted, ci sarà Crysis, Fable, poi continuerà la saga di Resident Evil. Multiplayer.it è un sito che è nato 10 anni fa. Da sempre abbiamo avuto questo cruccio di non essere su carta. Prima era un cruccio, oggi direi un vantaggio dato le sorti delle riviste cartacee. Nel corso della storia, cercando opportunità e cercando di trovare uno sfogo fuori dalla rete, l'idea di arrivare a guide e libri è stata quasi un po' un incontro fortuito, come succede spesso per le cose migliori. Grande Andrea, una delle persone che con la propria passione ha contribuito in modo significativo alla diffusione dell'informazione videoludica qui in Italia. E da parte nostra non possiamo che invitare alla lettura di questi romanzi per approfondire, perché no, il background dei propri titoli preferiti come Halo, Gears of War o Dead Space. E soprattutto Dead Space, grande protagonista, perché proprio in questi giorni è uscito l'attesissimo sequel. E noi potevamo forse farci mancare una recensione su Game Time? Ovvio che no. Eccolo qua il pezzo forte di questa puntata, Dead Space 2 nel nostro spazio. Review. Vediamo.
Parliamo di Dead Space 2, un survival horror in terza persona ad ambientazione fantascientifica in cui torneremo a vestire i panni di Isaac Clarke, reduce dagli eventi del primo Dead Space. Isaac rischia di perdere la ragione ed è stato rinchiuso in una specie di manicomio spaziale su Titano, una delle lune di Saturno. Tormentato tra l'altro dai ricordi della fidanzata deceduta sulla stazione Ishimura. L'inizio del gioco ci proietta subito nel vivo dell'azione. Per un qualche motivo i necromorfi sono arrivati fin qui e Isaac dovrà trovare il modo di mettersi in salvo da questa minaccia. La prima parte del gioco è un tutorial e non vogliamo aggiungere altro per non rovinarvi il gusto di scoprire da soli le sorprese che Visceral Games ha riservato ai giocatori di questo sequel. Anche perché il dipanarsi della storia vi terrà letteralmente inchiodati alla sedia. Salvo qualche sobbalzo di tanto in tanto, ritroveremo tutti i nemici e le armi del primo Dead Space. Insieme a una serie di new entry e anche l'intelligenza artificiale è stata migliorata. Quindi aspettatevi aggressioni improvvise e di gruppo. La meccanica di combattimento è invariata e si basa sullo smembrare i nemici mirando ai loro arti. Solo così, infatti, saremo in grado di eliminare i terribili necromorfi. Proseguendo nel gioco, poi potremo potenziare le armi raccogliendo dei power-up chiamati nodi, come succedeva già nel primo Dead Space. E troveremo anche nuove tute da indossare. E potremo usare, come in passato, l'abilità di stasi per rallentare i nemici, oppure i poteri telecinetici per colpirli con oggetti di qualunque tipo, inclusi i loro stessi arti. Cosa che si rivelerà particolarmente utile per risparmiare munizioni, come nel primo capitolo, molto limitate. Un modo nuovo per liberarsi dai necromorfi consiste nello sparare alle finestre presenti in alcune stanze. La depressione causata risucchierà fuori i nemici. Ma anche il giocatore, se non sarà abbastanza lesto, ad attivare un sensore che abiliti la chiusura di una paratia di emergenza. Nuova anche la possibilità di muoversi liberamente nelle aree a gravità zero. Nel corso del gioco ci saranno poi degli enigmi da risolvere, nessuno però troppo impegnativo. Il focus resta sul combattimento e luci, soprattutto, e le ombre giocheranno un ruolo chiave. Un'altra grande novità di questo secondo capitolo è la presenza di una modalità multiplayer, modalità che prevede fino a 8 giocatori suddivisi in due team. Un team sarà composto da umani e l'altro ovviamente da necromorfi. I giocatori si alterneranno nei due ruoli all'interno di partite a turni basate su obiettivi. In totale abbiamo 5 mappe e il nostro personaggio potrà essere configurato nell'arma e nella tuta. Anche se all'inizio ne avremo solo una per tipo e le altre andranno sbloccate conquistando punti e salendo di livello nella modalità multiplayer. Stessa cosa accadrà quando giocheremo come necromorfi. Potremo potenziarli e quindi con nuove abilità. Il succo di questa modalità multiplayer è basato sulla cooperazione. Per spingere orde di nemici, i giocatori nei panni degli umani dovranno guardarsi le spalle a vicenda. Mentre nei panni dei necromorfi dovranno sfruttare il vantaggio numerico oltre alla possibilità di vedere nemici attraverso le pareti. Ricordiamo che per giocare online a Dead Space 2, come già accaduto con Need for Speed Hot Pursuit, sarà necessario un codice chiamato Online Pass, fornito nella confezione del gioco e che potrà essere associato ad un solo utente. Quindi mettete in conto che acquistando questo gioco usato dovrete ricomprare anche il codice su PlayStation Store al prezzo di 10 euro. Unicamente con la versione PlayStation 3 troverete del contenuto aggiuntivo, ovvero Dead Space Extraction, prequel agli eventi del primo Dead Space, uno sparatutto in prima persona su binari uscito un anno e mezzo fa su Nintendo Wii. E ora trasposto in alta definizione e adattato per Move su PlayStation 3, anche se potrà essere giocato pure con DualShock. Stiamo parlando comunque di un contenuto aggiuntivo da circa 15 euro di valore, perché questo è il prezzo di Extraction su PSN. In definitiva, Dead Space 2 rispetta in pieno le attese che ne hanno preceduto il lancio, offrendo una trama coinvolgente. Nuove armi e nuovi nemici. Un impianto visivo allo stato dell'arte unito ad un'atmosfera superba. E un audio coinvolgente e immersivo con tanto di doppiaggio in italiano. Insomma, sperimenterete ora più che mai la sensazione di essere da soli contro tutto e tutti in un angolo remoto dello spazio a fare i conti con un pericolo costante a pochi passi da voi. Il tutto per le 10-12 ore circa necessarie per completare il gioco. Insomma, siamo di fronte ad un vero must per gli appassionati di fantascienza e di survival horror. Di contro va sottolineato che l'esperienza di Dead Space 2 non è per tutti. Si tratta di un gioco che dà emozioni forti, che riesce a spaventare sul serio e che sicuramente non è adatto agli animi più sensibili. Questo era Dead Space 2, straordinario survival horror di Electronic Arts. Le immagini si riferivano alla versione PlayStation 3, che è quella che noi abbiamo provato. E ora, come è accaduto un po' spesso ultimamente, devo dire che mi sa che vi stiamo un po' viziando, abbiamo in serbo l'ennesima sorpresa per voi fan che ci seguite da casa e su internet dalla nostra fanpage Facebook. Ecco qua, una maglietta fiammante di Dead Space 2 e una copia del gioco che andranno ai primi due fan della nostra fanpage Facebook, che risponderanno correttamente alla domanda che verrà pubblicata tra pochi istanti, citando come parola chiave Electronic Arts. In bocca al lupo!
Torniamo ora a parlare di PC e di alte prestazioni. Nella prima parte di questa puntata ci siamo occupati di un componente per PC desktop. E allora, per par condicio, ora parliamo di un notebook. Chi dice che stile e prestazioni non possono andare d'accordo si sbaglia, e questo portatile ne è un esempio. Asus N73S, il notebook multimediale di nuova generazione. Design moderno e raffinato e potenza senza compromessi con il processore Intel Core i7 Sandy Bridge. 4 core di elaborazione e tecnologia hyperthreading per gestire fino a 8 compiti in simultanea e senza rallentamenti. Quasi 3 GHz di frequenza in modalità turbo e nuova tecnologia AVX per prestazioni entusiasmanti con applicazioni multimediali e giochi. Grafica al top con il chip Nvidia GeForce GT540M e pieno supporto DirectX 11, PhysX e CUDA, senza sacrificare l'autonomia, perché Nvidia Optimus attiva il 3D ad alte prestazioni solo quando è realmente necessario. Massima qualità dell'audio con i diffusori integrati Bang & Olufsen Ice Power e tecnologia Asus Sonic Master per privilegiare la chiarezza dei dialoghi, l'effetto surround o i bassi, a garanzia di un'esperienza d'ascolto entusiasmante e unica nel suo genere su un computer portatile. Asus N73S offre la migliore esperienza multimediale. È perfetto per giocare o per vedere film, anche su TV grazie all'uscita HDMI. Integra un drive Blu-ray, che è anche masterizzatore di CD e DVD. Ha porte USB 3, fino a 10 volte più veloci di USB 2 e con la funzione di ricarica rapida dei dispositivi collegati. Mette a disposizione oltre 1 TB di spazio su disco per l'installazione di giochi e applicazioni. Ha webcam da 2 megapixel e connettività Gigabit, wireless N e Bluetooth. E preinstallato il sistema operativo Windows 7 a 64 bit. I videogiochi più esigenti girano al massimo del dettaglio e fluidamente su Asus N73S, grazie alla CPU Intel Sandy Bridge, alla grafica Nvidia DirectX 11 e ai 5 GB di RAM DDR3 forniti di serie, espandibili fino a 12. E la tecnologia Asus Power4Gear permette di trovare il miglior bilanciamento tra prestazioni e autonomia, a seconda delle applicazioni. Asus N73S è il notebook per chi cerca alte prestazioni, anche in mobilità, ma senza rinunciare allo stile. E sulle immagini di N73S, stilosissimo notebook firmato Asus, si chiude anche questa 13ª puntata di Game Time. La puntata fortunata. Proseguiamo piuttosto ricordando ai nostri amici che ci seguono da casa, Raffaele, vero, di iscriversi alla nostra fanpage Facebook. Cercate Game Time su Facebook, per poter partecipare tra l'altro ai nostri sempre più frequenti contest. Game Time torna settimana prossima, come al solito il mercoledì alle 22 e poi subito dopo alle 23. Su Odeon 24. Vi aspettiamo. Questo necromorfo che mi attacca. Dai, ho capito, me ne vado.